It is the 41st millennium. In the grim darkness of the far future, there is only war. Bentornati, io sono Federico, Samael se preferite. Prima di iniziare vi informo che da adesso troverete un tasto sotto i miei video che vi permetterà di abbonarvi al canale per supportare il mio lavoro. Per ogni livello vi sono dei piccoli riconoscimenti che vanno dalle menzioni alla fruizione in anteprima dei contenuti. Ogni abbonamento vi garantirà anche un badge iniziale, al quale se ne aggiungeranno altri fra i quali scegliere con il decorrere dei mesi. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social e soprattutto al canale di quel noto sito Viola, sul quale sono in live con GDR Gaming anche a tema Warhammer. Nello specifico vi consiglio di buttare un occhio anche al canale YouTube di Time to Dice, dove ricarichiamo tutte le nostre sessioni e la campagna principale, Edor. Ma ora, iniziamo. Sul ponte dell'onore di McCrag si è da poco interrotta la comunicazione fra Gilliman e Lorgar. L'ultima immagine che hanno visto tramite il segnale ololitico è una forma demoniaca, raccapricciante. Però, al concludersi dell'incontro, questa, invece di sparire dai sistemi, si materializza sul ponte. Passano pochi secondi prima di comprendere cosa sta accadendo. Non vi è tempo di reazione, non vi è tempo di mettersi in salvo. La figura crepitante di energia esplode in un boato incredibile. La cupola del ponte della nave va in mille pezzi. Viscere e frammenti vengono proiettati in ogni direzione. Alcuni sfortunati vengono crivellati dai detriti. Altri vengono sbalzati direttamente fuori dallo scafo, attraverso il barco creato dall'innaturale esplosione. Ciò che è più drammatico, tuttavia, è che nel numero di questi vi è anche il Primarca. Il maestro capitolare Marius Cage è uno dei pochi a riuscire a mettersi in salvo, aggrappandosi all'ultimo istante ad un appiglio. Davanti ai suoi occhi si para una scena apocalittica. Urla disperate, arti mozzati, il ruggito dell'atmosfera che si disperde nel vuoto spaziale. Se non fossero nello spazio reale, sembrerebbe quasi di essere nella realtà folle del Warp. I pochi Astartes sopravvissuti iniziano una rovinosa fuga verso il cuore della nave. Ma essa versa nel caos più assoluto. Entità del Warp fuoriescono copiosamente da microfenditure della realtà e dilaniano i semplici mortali. Coloro che vengono risparmiati impazziscono, non in possesso di una mente condizionata e resistente a certi tipi di orrore. L'equipaggio è fuori controllo, così come lo sono le possibilità degli Ultramarine di organizzare una difesa coordinata dell'ammiraglia. Non di meno, Marius Cage, in un tentativo eroico, cerca disperatamente di ripristinare l'ordine ed il comando della nave. E mentre sacche di resistenza, fatte di uomini incrollabili e superbamente disciplinati, si formano, sparse nel ventre dell'onore di McCrag, proprio ad essa si avvicina un manipolo di marine dei predicatori, che iniziano a tentare di fondere lo scafo esterno per penetrare all'interno ed assumerne il comando. Il maestro capitolare si risolve quindi a dirigersi verso il ponte di comando ausiliario, il quale, tuttavia, non si trova certo a breve distanza. In più, il comandante è morto durante l'esplosione verificatasi sul ponte principale, ed è certamente impossibile improvvisare la gestione di un vascello di tale dimensioni. Tuttavia, per la prima volta dall'inizio delle vicende di Kalt, gli Ultramarine possono definirsi fortunati in relazione ad una specifica circostanza. Poco prima dell'esplosione sul ponte, l'onore di McCrag aveva infatti raccolto e fornito salvezza
ad alcuni velivoli di emergenza espulsi da una nave in procinto di essere distrutta. A bordo di essi si trovava una figura chiave alla luce della situazione attuale: il capitano Hammond. Ciò che il maestro capitolare Gage non sa è se Hammond sia morto o meno a seguito della follia imperversante nella nave. Un assalto combinato del sergente Teal e del maestro capitolare Marius Gage riesce finalmente a liberare alcuni settori chiave della nave ammiraglia. E così, grazie anche all'aiuto di alcuni magi del Mechanicus, il ponte di comando ausiliario viene riattivato. Il capitano Hammond provvede a riattivare buona parte dei sistemi. I Vox tornano a crepitare e per la prima volta dall'attacco suicida della Campanile vengono ristabilite le comunicazioni interne e soprattutto verso la superficie di Kald. Tuttavia, la drammatica realizzazione dell'entità della situazione prosciuga il momento di ogni tipo di giubilo e di speranza. Solo adesso ci si accorge di quanto vasto sia stato l'abbordaggio da parte delle forze caotiche e di quante perdite abbiano subito gli Astartes sul pianeta ed in orbita. Ma l'animo di Marin è temprato contro le insidie più oscure e non si lasciano abbattere. Parte una controffensiva per eliminare i traditori dei predicatori all'esterno dello scafo. Le loro armature sono pensate anche per questo tipo di combattimenti e riescono a resistere temporaneamente anche a danneggiamenti e conseguenti depressurizzazioni non troppo estese, quantomeno finché le riserve di ossigeno non vengono compromesse. E proprio quando le forze caotiche all'esterno della nave sono divenute soverchianti per diverse squadre, quando anche la più flebile luce della speranza appare vacillare, un semidio in armatura cobalto piomba in mezzo a loro. Qualunque parvenza del suo proverbiale sangue freddo è ormai solo un ricordo. La compostezza ha lasciato spazio alla ferocia più tetra. Gilliman si abbatte come una tempesta sui predicatori. Li affronta uno dopo l'altro, persino a mani nude, e nessuno può sperare di scampare alla sua ira funesta. Chi lo guarda non ha parole, non solo perché riaccende i cuori di chiunque posi su di lui lo sguardo, ma anche e soprattutto perché il Primarca non indossa alcun tipo di elmo. Per la sua fisiologia, sopravvivere in condizioni impossibili per un normale umano è ipotizzabile. Ma come sia possibile che sia riuscito a sopravvivere per ore ed ore nel vuoto, in totale assenza di ossigeno, rimane un mistero. Forse in delle condizioni socioculturali diverse, qualcuno potrebbe azzardarsi a chiamarlo miracolo. Mentre tutto questo avviene, i magi del Mechanicus lavorano alacremente e riescono a mettere a punto un codice capace di neutralizzare lo scrap code diramato dai traditori, per poter riprendere finalmente il controllo della griglia di difesa orbitale. Tuttavia, questo codice deve essere inserito direttamente in loco e tale compito grava sulle spalle del Primarca e dei rinfrancati ultramarini. L'assalto è lungo e complesso e culmina in uno scontro tra Gilliman e Corfairon. Quando si fronteggiano, quest'ultimo fa appello ai poteri conferitigli dal caos e scaglia un'onda di energia oscura addosso al rivale, il quale, investito in pieno, si schianta contro una colonna della sala di controllo. E poi un'altra scarica ed il Primarca finisce in ginocchio, il capo chino. Corfairon gli si avvicina. Una delle 8 daghe chiamate Ateim, sguainata. Abbiamo già visto questi pugnali, sebbene in un'altra forma. Infatti, erano stati creati a partire dalla lama Anathem, che era stata utilizzata per ferire molte armee,
che era stata utilizzata per ferire mortalmente Horus su Devin. E mentre avanza, un'idea si insinua nel primo capitano Faeron. Quale sottile forma di trionfo sarebbe riuscire a replicare ciò che si era verificato con il Warmaster? Quale sublime forma di vendetta sarebbe strappare dalle mani dell'imperatore uno dei suoi figli più leali? Ferirlo per minare la sua sanità mentale e piegarne la volontà al servizio degli dei del caos. La lama si avvicina alla carne e morde. Illiman però mormora parole di sfida. Non è stato saggio giocare con un primarca invece di togliergli direttamente la vita. Mostrandosi straordinariamente resistente agli effetti della Tame, con uno scatto fulmineo, il maglio potenziato di Gilliman perfora l'armatura di Cor Faeron. E quando viene ritratto, stringe in pugno uno dei suoi due cuori. Il codice viene inserito nel sistema, le difese di Kalt tornano sotto il controllo degli alisti. La situazione si ribalta in una frazione di secondo. Con le forze imperiali impegnate in una rapida riorganizzazione ed il possesso ripristinato degli armamenti orbitali, una pioggia di fuoco si abbatte sia sulla superficie, riducendo a cenere e rottami gli Astartes traditori, i veicoli ed i titani che li accompagnano, sia sulla flotta in orbita, colta di sorpresa. Raggiunti dal fuoco requiem degli Ultramarine, Cor Faeron ed i predicatori sopravvissuti iniziano una disperata fuga, che li vede teletrasportarsi in salvo giusto in tempo, a bordo della Infidus Imperator. Gilliman ordina immediatamente a Marius Cage che insegua quella maledetta nave e che impedisca a tale creatura spregevole di seminare ulteriormente corruzione nella galassia. Le navi iniziano un duello violentissimo, circondate dai detriti innumerevoli causati dagli scontri precedenti. Ma l'attenzione di Gilliman è catturata da una visione che lo lascia senza fiato. La flotta dei predicatori ed ancor prima la griglia di difesa orbitale avevano rivolto le proprie armi contro la stella del sistema Viridian, e questa emette una luce sinistra oramai destabilizzata dai colpi subiti. Avendo compromesso gli strati esterni della fotosfera, si è innescata una reazione interna che ha portato la stella a variare da un giallo brillante ad un blu ben poco promettente. Il Primarca comprende che non ci vorrà molto prima che possa trasformarsi in una supernova che cancellerà la vita della superficie di Kalt. Le forze degli Astartes e dell'esercito imperiale cercano riparo dalle radiazioni emesse dai violenti venti solari, in profondità, nei tunnel, sotto la superficie del pianeta, privato della sua atmosfera. Ma così come i realisti trovano riparo nelle arcologi sotterranee, lo stesso fanno i traditori sopravvissuti. Ne deriva un conflitto truce, combattuto in zone anguste e labirintiche, una vera e propria guerra sotterranea. Una guerra che si protrarrà per molto tempo e che approfondirà il solco lasciato nelle menti degli Ultramarini da tutta la questione di Kalt. Questi eventi, le atrocità di Kalt, si sono conclusi. E per quanto i traditori siano stati infine sterminati, in fin dei conti si è trattata di una loro vittoria su quasi tutti i fronti. Innanzitutto morale. Per l'Orgar ed i predicatori, prendersi una rivincita del genere sugli odiati Ultramarine, vedere Gilliman perdere il controllo della situazione e la sua calma, valgono ogni singola perdita subita. La legione lealista è stata colpita duramente, e serviranno anni per permetterle di riprendersi. La flotta è stata quasi del tutto distrutta,
I morti sono nell'ordine delle centinaia di migliaia. Ciò comporta che per quanto Gilliman sia ancora vivo, egli non costituisca una minaccia immediata per i piani di Horus e per il suo imminente attacco alla Terra. Inoltre, per quanto anche i predicatori abbiano subito perdite ingenti, sono stati impiegati coloro ritenuti sacrificabili, i meno competenti, i meno radicali, i meno affidabili. Una purga ulteriore per la legione di Lorgar, ma che ha portato frutti consistenti. Dall'altro lato, gli Ultramarini si sono trovati per la prima volta a dover fronteggiare nel regno materiale gli abomini del Warp, i demoni. E alla luce di tutto ciò, la risoluzione assunta nei confronti degli psionici durante il concilio di Nicea assume adesso i connotati di un possibile errore. L'aver rinunciato ad una delle armi più efficaci, per quanto rischiose, contro tali creature, potrebbe essersi rivelato un errore fatale. Ma ancora più importante, Erebus, durante la battaglia su Kalt, è riuscito a concludere un rituale che avrà una rilevanza enorme per tutti gli eventi che seguiranno. L'intera operazione, lo sterminio degli Ultramarine, la destabilizzazione della stella del sistema Viridian, erano sempre stati parte di un progetto più grande, volto ad offrire un sacrificio agli dei del caos. La conseguenza di tale rituale è che da questo momento in poi una nuova piaga affligge la galassia. Una tempesta warp di dimensioni di intensità colossale si solleva. Inizia ad affliggere lo spazio-tempo, generando problemi e trame ancora tutte da rivelare. La cosiddetta Ruinstorm. Come al solito, un ringraziamento a tutti gli abbonati del canale. Apprezzo il vostro supporto, mi motivate a continuare questo lavoro anche in un momento complicato come questo. Dopo 7 anni ho dato le dimissioni dal mio attuale lavoro, vi aspettano 2 traslochi nel giro di 2 mesi. E è tutto fatto perché spero di trovare un po' più di tempo per dedicarmi a me, alle mie passioni e quindi anche a questo progetto. Ho tanti piani in mente, tanti upgrade, si muovono tante cose nell'ombra e verranno fuori nel prossimo anno. Ve ne parlerò a breve in un video dedicato. Vi ringrazio di nuovo, a presto.